Proseguiamo la lettura del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 15, siamo con frate Alberto Maggi, fondatore del Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano in provincia di Macerata. La morte di Gesù è vicina, in che punto del Vangelo ci troviamo esattamente? Sì, abbiamo iniziato la lettura del capitolo 15 ed è il processo a Gesù da parte di Pilato. Gesù è già stato processato dai sommi sacerdoti con l'accusa di essere il Messia, il figlio di Dio, e ora lo portano a Pilato con l'accusa di farsi re dei Giudei, cioè un sobillatore contro il potere romano, perché in tutti i modi vogliono ammazzare Gesù, vogliono eliminarlo e quindi cercano le motivazioni. A Pilato la motivazione religiosa non poteva interessare, invece quella di un pericoloso bandito rivoluzionario contro Roma è la carta dei sommi sacerdoti. Insomma, siamo nel punto in cui Gesù sta per essere crocifisso, per essere ammazzato. Dove sta questa incompatibilità tra il suo messaggio e le istituzioni? Ma c'è l'originalità che Gesù ha presentato del rapporto con Dio, che è spiazzante ed è pericolosa per ogni sistema di potere. Qual è questa originalità? Gesù ha presentato un rapporto con Dio che non ha bisogno delle mediazioni dell'istituzione religiosa, perché non è un Dio che è esterno, lontano dall'uomo, è un Dio che è intimo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice che il Padre mio e io verremo in Lui, in chi lo ama, e prenderemo dimora in Lui. Quindi Dio non è esterno, è intimo e si manifesta quando diventiamo più umani. Questo nuovo rapporto non è più basato sull'obbedienza alle leggi, perché non tutti possono osservare queste leggi, ma sull'accoglienza e la pratica del suo amore. Il risultato di questo nuovo rapporto è che rende le persone libere, e questo è il terrore di qualunque istituzione religiosa e civile. I luoghi di culto non dovrebbero essere luoghi di accoglienza, non dovrebbero comunicare vita e amore? Dipende da che Dio viene adorato nel luogo di culto. Se viene adorato un Dio che chiede, un Dio che assorbe le energie delle persone, e quanti entrano e partecipano a un culto in un luogo sacro, in un luogo ricco di spiritualità, escono impoveriti, perché questo Dio ha assorbito le loro energie. Gesù invece ha presentato un Dio che non assorbe le energie degli uomini, ma li comunica le sue. Non un Dio che chiede offerte, ma un Dio che lui si offre agli uomini. Ma un Dio che non chiede le offerte è un pericolo per l'economia dell'istituzione religiosa. E nel dubbio tra l'osservanza alla legge divina e il bene dell'uomo, qual è la scelta che bisogna fare, ieri come oggi? Le persone religiose non hanno alcun dubbio quando la vita, e perché la vita porta a un conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene concreto dell'uomo, che cosa si fa? Le persone religiose, le persone devote non hanno dubbi, si sceglie sempre il bene di Dio, l'osservanza della legge divina. Gesù, al contrario, sceglie sempre il bene dell'uomo, perché facendo il bene dell'uomo si è certi di fare anche il bene di Dio. Troppo spesso, per osservare la legge divina, si è fatto soffrire l'uomo, e questo per Gesù è inaccettabile. Lei parlava prima della unione tra il potere religioso e le istituzioni, la finalità comune di uccidere Gesù Cristo. Insomma, il punto in cui si incontrano questi due mondi apparentemente lontani, apparentemente diversi? E la pericolosità estrema di Gesù, perché, come è stato detto, se Gesù rende libere le persone, chi vuole avere un rapporto di dominio, di sottomissione, con che cosa le regola queste persone? Ecco chi è stato spesso usato, e purtroppo forse ancora si usa, da parte della religione, il terrorismo religioso. Da parte dello Stato si usa il terrorismo della forza brutta. Tu mi devi obbedire perché altrimenti io ti posso minacciare la tua vita. Da parte dell'istituzione religiosa si presenta un Dio che mette paura. Devi obbedire perché altrimenti ti succede un castigo, e i castighi divini sono interminabili. L'uomo libero ha fatto paura e continua a fare paura? Le persone libere sono ingestibili. Gesù dice che è come il vento che non sai da dove viene né da dove va. La persona libera spiazza perché non puoi prevedere le sue mosse, le sue azioni, ma è il dono più grande che il Signore ci ha fatto. Ma attenzione,
è una libertà che non viene concessa, perché la libertà, come viene concessa, può anche essere tolta. È una libertà frutto di una conquista interiore. Quando la libertà è frutto di una conquista interiore, nessuno più te la può togliere. Noi vediamo però che Pilato delega alla folla la decisione di uccidere Gesù e la folla sceglie Barabba. Ecco, come mai questa delega? Sì, Pilato è convinto dell'innocenza di Gesù e lui, il giudice, potrebbe rilasciarlo, ma non vuole inimicarsi tutta la casta sacerdotale al potere, perché c'è questo connubio malefico. La religione ha bisogno del potere civile per essere protetta e rafforzata, e il potere civile ha bisogno della religione per mantenere calmo, buono il popolo. Quindi Pilato è convinto dell'innocenza di Gesù, potrebbe come giudice liberarlo, ma non può farlo. In questo processo l'unica persona libera è quello che è legato, è Gesù. Tutti gli altri sono condizionati dalle proprie paure, da Pilato il desiderio della sua carriera, il prestigio. Quello che è strano è che sia il sommo sacerdote che Pilato assassinano un innocente per mantenere il potere. Nel giro di poco tempo entrambi saranno destituiti e Pilato addirittura verrà esiliato. E parliamo dell'invidia dei sommi sacerdoti. Ecco, che cosa aveva Gesù che loro non avevano? Sì, Marco dice che i sommi sacerdoti avevano consegnato Gesù a Pilato per invidia. È un termine teologico che si rifà al Libro della Sapienza, dove si afferma che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Quindi l'Evangelista sta indicando che strumenti del Satana sono proprio i rappresentanti religiosi. Ma uno si chiede, ma come mai i sommi sacerdoti invidiavano Gesù? Che cosa invidiavano? Che cosa aveva Gesù che anche loro non potevano avere? La libertà. La libertà che nasce da questo suo rapporto con Dio, che non chiede obbedienza, ma a somiglianza alla sua legge. E questo i sommi sacerdoti non possono averlo, perché loro hanno un rapporto di Dio completamente diverso, che si sentono dominati, ma serve loro per dominare. E allora decidono di crocifiggerlo. Ecco, ma perché proprio questa scelta per la morte di Gesù? Beh, erano state scotate le autorità religiose e civile dalla morte di Giovanni Battista, perché l'avevano eliminato pensando di aver tolto un problema e invece si era aggravato, perché la gente aveva creato la figura del martire. Allora non vogliono correre lo stesso rischio con Gesù. Lo potevano ammazzare, ma se lo ammazzano la gente crea il mito del martire e dopo non ha più controllo. Allora ci voleva non una semplice morte, la lapidazione o la decapitazione, ma ci voleva una morte talmente infamante, talmente diffamatorio, che potesse togliere dalla gente ogni velleità che Gesù potesse essere un profeta, un inviato da Dio. Per questo hanno chiesto la crocifissione, che nel libro del Deuteronomio è considerata la pena dei maledetti da Dio. Come avete potuto credere che quest'uomo era il figlio di Dio? Guardate che fine ha fatto, e la Bibbia non può sbagliare. E ancora oggi si dice: chi vuole seguirmi prenda la mia croce. Ecco, questa frase nella cultura religiosa ha ingenerato tanta confusione che ancora oggi continua. Ma qual era il significato reale di questa frase pronunciata da Gesù? Ma 5 volte nei Vangeli c'è l'invito di Gesù di caricarsi della croce. Mai viene detto che la croce viene data dal Signore, mai che bisogna accettare, ma sempre c'è il verbo prendere, letteralmente sollevare. Gesù si rifà a un momento ben preciso, quando nel tribunale l'uomo era condannato a questo supplizio e lui doveva sollevare l'asse orizzontale, chiamato il patibolo, e caricarselo sulla croce. Era un momento tremendo, perché poi usciva dal tribunale e veniva accolto dal disprezzo di tutta la città. Allora, per Gesù, prendere su di sé la propria croce significa, come lui, accettare di essere diffamato, di perdere la propria reputazione completamente. Quindi prendere la croce non ha alcun relazione con il male, la sofferenza, il lutto, la disgrazia, nulla di tutto questo. Dio non manda le croci, è l'uomo che per seguire Gesù accetta di perdere la propria reputazione. Fin qui il Vangelo di oggi, ma il prossimo passaggio quale sarà? Da dove riprenderà frate Riccardo Perez?
Sì, il mese prossimo continuerà la lettura e saremo alla coronazione di spine e poi alla crocifissione. Che c'è da dire questo? Conosciamo questi film sanguinolenti con la passione di Gesù. Gli evangelisti sono molto molto sobri, non indulgono a particolari vittime, anche perché Gesù non viene presentato come una vittima che va al supplizio, ma il campione dell'amore che nella croce manifesta tutta la sua pienezza di vita e tutto il suo amore per l'umanità. Grazie, frate Maggi.